Allora, oggi il 30 di agosto siamo qui alle 5, alle 6, pronti per partire con l'assenza di Ginetto. Cosa ci dice il presidente? È un'assenza grave che purtroppo per problemi siamo costretti a subire. Oggi ci arrangeremo così con i filmati. Mancheranno i filmati di Ginetto, che dobbiamo fare? Andiamo avanti, noi però ho visto che sul filmato guardava sempre la bottiglia. Non ho capito? Dopo te lo dico, va. Allora Sparto, che ci dici? Sono stato il primo, bravo, va. Non sarò il primo sul Granzasso, però. Poi c'è anche Franco qua. Sono stato il primo. Posso dire che è ancora buio. È ancora buio, si vede la ripresa. Vabbè, aspettiamo Luigi Ceroni. Ok. Aspettiamo che andiamo a prendere un caffè. E Menghini. Menghini sì. Sta giù? Menghini no. Questo è del Giro d'Italia. Il Giro d'Italia abbiamo preso. L'ospedale da Venezia. Allora Tonino dice qualcosa. Ah, però dato, che te devo dire che siamo rimasti in quattro. Hai visto il filmino che ho messo su sì. Internet? Ma porca Peppa. Certo che. Ma Carmelo c'è sta su. C'è Carmelo. Chi altro c'è? Paolo, Stefano. Vanno con la macchina loro? Sì, che fa il segno preso. Eh? Ma Tonino com'è che ci hai deportato? Allora fra Tonino ti trovo una favola di lui. Sono bello, eh. Ti trovo Gagliardo, ti trovo, ma ti sei dimagrito? Infatti tutti c'è Pinolina. Ma perché? Infatti ci fanno fare cure dimagranti, poi faremo, no? Quando non c'è sta Pinolina. Stavolta c'è. Pensa che ci riescono stavolta a farci dimagrire. Sì, certa parte fino adesso abbiamo visto la. Io non lo so, che stai a fare? Oh! Allora qui siamo pronti per la salita. Franchino, Stefano, Paolo, Luigi, Pietro e grande Carmelo. Grandissimo. Lì ci abbiamo coso. Coso. Ecco, aspettiamo gli altri, vediamo un po' che stanno arrivando. Levite, va. Arriva. Aspettiamo gli ritardatari. Patrizia. Ecco, arriva Patrizia, Franco. Vai, 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 ok. Ci abbiamo anche qui il presidente. Siamo in vetta qui a Gran Sasso. Non è già avuto il tempo da cambiarsi. Siamo arrivati qui il vincitore, come sempre, Franchino. Qui abbiamo anche il nostro Tonino. Che c'è una fame che mi si porta via. Già si è cambiato. Poi, dove è Carmelo? Qui abbiamo il grande Carmelo. Ma non mi riprende mentre giro. Vabbè, Carmelo, dai, fammi contro su. Forza, Carmelo. Carmelo, so preciso io sull'altimetrie? Sì, sì, precisissimo. Che te l'avevo detto io? Sei precisissimo. Vediamo la montagna del Gran Sasso. Posto meraviglioso. Posta, Carmelo. Qui abbiamo anche Francodina. No. Questa è senza ruote. Francodina. 4 e 6 ho pagato. Francodina. Poi andiamo a intervistare che già sta mangiando, già si sta facendo rosticino, dai un pezzo da rosticino. Maurizio, si può avere un po' di arrosticini? Un pezzettino? Poi dai un pezzettino, dai, ti tira, 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 poi per lì. Allora. Ragazzi, qui Maurizio ci fa riscende. Siamo qui nel Gran Sasso d'Italia. Purtroppo le riprese non saranno come. Ma quale è il Gran Sasso d'Italia? Perché il Gran Sasso da Brutto. Sto Maurizio diceva no guarda che sto tornati giù, non vengono su. Dico guarda che è una soddisfazione benissimo. Ma Paolo? Paolo dove sta? Qua sotto alla spianata, 600 metri prima, ho detto guarda dietro a quelle curve spiana un pochetto, respiravo. Ragazzi, siamo fatte due volte oggi. Non ci ha abbassato una volta, due volte che la fa. Vabbè. Dove sta Pietro? Pietro? Dove? Dove è Pietro? Avanti, dietro.
Pietro, dice qualcosa, no? Che e beh, c'è il muletto oggi. Pietro, Gran Sasso 1-0. E vabbè, dai. Capito, col muletto, eh? Ma col muletto, dai. Muletto. Non so se mi spiego se posso. Mi hai fatto bene, bro. Con la macchina. È stata la colpa, è stata la tua oggi, eh? La colpa è stata la tua perché hai cominciato a tirare e Paolo già ha messo i pinne. Per essere solidale, quel giorno. A farmi litigare con Paolo, non ci riuscirai mai. Non c'erano problemi che non mancavano più le tribune. Ho fatto meglio io che mi sono staccato subito e poi sono andato in rimonta. Infatti a sempre ho detto vai fino a sopra. Difendi i colori. Sai che abbiamo fatto due volte noi. Abbiamo fatto due volte. Abbiamo fatto due volte perché sono scesi fino a sopra dove tu ti sei tornato. Loro sono scesi giù a prendere Pietro e Luigi. Complimenti adesso. Io a un certo punto pregavo che non mi staccava. Pregavi? Come pregavi che non mi staccava? No, ti ho pregato, dicevo non mi hai staccato, ho detto. Ma sei arrivato benissimo. Non mi hai staccato. Sei arrivato però, troppo bene. Però ti ho detto pure lasciamo perdere Franchino. Sì. Quando è stato perché c'è quel pezzo là, faceva il passo un po' sì, troppo forte. Ha esagerato un po' con l'altro. Dove al falso piano dove stanno? Io non sapevo che. C'è dopo quel passo? Sì, no, fino. Ma noi quando siamo arrivati lì a Grigio, cioè, non sapevamo da che parte andare. Poi, ma infatti, tutto a Maurizio. C'era da quel muro, rimane il fatto del gioco di Maurizio. Ma Maurizio si era fermato con il giorno. Sì, dopo 10 giorni. Ma io. Noi siamo dei tranquilli. Prima di qua schianatina, prima di prendere. Cosa, c'è un pezzo di falso piano, poi c'è un pezzo di nostro lì è superiore al 10%, perché io adesso mi giro e scendo, ho visto che come nasce i primi. Aspetta che facciamo. Ma quando c'era da giocarsi era finita. Dai Maurizio, dici qualcosa alla fine della giornata, dai. Alla fine della giornata, eccetto qualcuno, qualche insomma si è lasciato un po' trasportare dal pulmino che era aperto, è scivolato dentro, come si dice in cinese. Chi è? Chi è scivolato dentro? C'è gente che ci è scivolato in volontà. Che faccio? Non inquadrare nessuno. No, è solo scivolato dentro, non è successo niente. Ma anche i primi sono stati non è fatto niente, però niente, siamo andati tranquilli. Che cazzo andrà a pensare? Sono arrivati su tutti quanti. Anche Luigi ha fatto una grande impresa, secondo me. Con il 25. Solo uno purtroppo non ha fatto quello che doveva fare. Che faccio? Lo riprendo? No, lo devi riprendere. Fa la padurina. Riprendilo così ti dice effettivamente. Così. Allora, il motivo è uno, perché se arriviamo a costa non mangiamo bene. Arriva a casa e allora ho preferito mangiare bene e non arriva a costa. Azzerato, ormai ha recuperato completamente tutte le sue forze. Va bene? Dall'infortunio tu dici? Dall'infortunio. Vabbè, Carmè, non ti puoi lamentare. No. No, Carmè, non te va più nascondo adesso, Adesso non si può più nascondere. Ormai giochi sicuramente, faccio peccato. Ma non mai gioca carta. Poi ho visto anche il grande Stefano, che è venuto su regolare. Sì, di passo. Di passo. La mia filosofia è la regolarità. Regolarità. Vabbè. E ti porto ringraziamo tutti i partecipanti per la gita, da Maurizio a Franco Dina. L'organizzo io, l'organizzatore lui. Scusa. Perché scusa tu, ti stai prendendo troppe licenze, troppa libertà. E che dovresti un attimino ridimensionare. Bravo. Io. Vabbè, adesso che stai facendo anche il filmino, ti sei preso pure il posto di Gineto, stai cacciando piano piano, stai levando tutto da dopo. Continua così. Fra un pochino, seguiamo così. Fra un pochino, vedrai che farai una brutta fine. Grazie di Zibidei. Grazie di quadro pure grande. Adesso lasciamo perdere il corso. Grazie di qua il quadro anche grande Pietro che dopo l'incidente che ha avuto sulla toppa è venuto. Su, tranquillamente con la sua consorte Patrizia il vincitore è Franchino e qui vediamo anche il grande Franco Dina con nonché
Io e Spartaco abbiamo fatto un consulto sulla salita, abbiamo pensato bene, ci siamo consultati per dire, no? Perché siamo stati a Espa. Abbiamo visto che la salita seguitava a salire. A salire, abbiamo detto prima Spartaco la salita, gira la bicicletta e finisce la vecchio detto di Francodina. Allora adesso facciamo un brindisi tutti quanti. Un applauso. Un applauso. A Genziana come al solito. E ci vediamo alla prossima gita. Presidente. Grazie a tutti. Allora, la prossima gita la facciamo ai Cimini. Va bene, con la sponsorizzazione di Pietro. La prossima gita da Pietro. Ok, ciao, grazie a tutti. Allora, grazie.